Vai, 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 bella zio, direbbe qualcuno. Tipo tu, Ronny, tipo tu, Samuele. Tanta roba. Bella zio, ci sto dentro di bella. Quanta ne hai messa? Che zio, quanta ne hai messa? Allora, in prima fila, Buzz Lammers, Praga, Parilla, poi al suo fianco PCRTM con Arnaud Coco Kozlinski. A seguire Toninelli e Drezen, poi Marco Ardigò e un CRG, voglio dire Foré, Pex, Foré credo. Bandiera rossa davanti allo schieramento che si toglie, iniziano ad accendersi i semafori adesso, 1, 2, 3, 4, via! Si parte con Lammers che non viene sorpreso da nessuno, si toccano un po' Toninelli e Kozlinski, ne guadagna Drezen che si infila in terza posizione. A seguire dietro Toninelli c'è un Tony, quello, c'è un CRG, quello di Federer, poi Ardigò che viene passato da Pex, davanti a tutti Lammers con Kozlinski che prende subito la scena, il pilota olandese probabilmente ci proverà a breve a tentare il sorpasso, almeno crediamo, per rendere un po' quello che era successo nella prima manche, ovvero dove appunto il pilota olandese della Praga Kart, nuovo brand del karting, appunto era riuscito a superarlo, a sopravanzarlo e a chiudere la manche numero uno in prima posizione della partita. Però anche Rick Drezen che sembra essersi risvegliato dopo un inizio un po' in letargo, nonostante sia estate, un feeling che man mano viene, se diventa sempre maggiore per i piloti della Tony Kart, soprattutto per Rick che è subito nella schiena di Coco Kozlinski, che da predatore diventa quasi preda di Rick Drezen. Poi Roberto Toninelli con il Birel BMB preparato da Texav. Toninelli che aveva fatto la pole position nelle qualifiche ieri, oggi è partito dalla prima posizione della manche numero 1, ma poi un contatto con Armand Converso l'ha fatto scivolare in terza piazza alla fine della appunto manche numero 1. Adesso siamo nella manche numero 2 che in base poi ai risultati che fornirà ci darà la griglia di partenza della finale 1 di quest'oggi. Viaggiano veramente incollati l'uno all'altro Kozlinski, Lammers e Drezen, con Kozlinski che fa un errore, lascia metri a Lammers e praticamente dà del fiato incredibile al pilota olandese che allunga. Drezen che era subito lì dietro non riesce a approfittarne, intanto è arrivato lì in partita anche Jorrit Pex, quello alle spalle di Toninelli, può essere lui o è Pex secondo me, dal casco bianco rosso nero secondo me è Pex. Intanto attenzione perché Rick Drezen passa in seconda posizione ai danni di Coco Kozlinski che adesso subisce l'attacco anche di scusate, era Pex su Toninelli che quasi subisce l'attacco di Pex, ma dopo una lieve discussione lungo il rettilineo del circuito della Conca i due si mettono d'accordo e decidono che Toninelli rimane in quarta posizione, Pex in quinta e il sesto invece Ardigò che ha visto tutto da lontano ma che non è potuto intervenire. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima posizione secondo me c'è Federer. E in ottava posizione Piccioni, ragazzi, Piccioni in ottava posizione. Vogliamo dirlo col gold card, Piccioni in ottava posizione? I complimenti. E infatti facciamo i complimenti, bravo. Poi Davidone Foré, QH, Converse che risale. Tonon dov'è? Non l'ho visto. Tonon veramente in difficoltà in questa gara. Eccolo qua, troppo indietro, Jonathan, cosa ti succede? Jonathan, non ti riconosciamo più, veramente, ci sono delle gare dove non ti riconosciamo più. Vogliamo Tonon di nuovo al vertice. Per tanti anni abbiamo chiesto che finisse indietro, adesso lo rivogliamo al vertice. No, a parte gli scherzi, per tanti anni ha dominato la categoria e poi quest'anno un blackout che non ci aspettavamo. Attenzione perché Rick Drezen ha salutato la compagnia al seguito e sta andando in caccia di Buzz Lammers. Chi l'avrebbe mai detto che Rick Drezen con il suo Tony Kart Vortex sarebbe potuto
arrivare fino, tra l'altro campione in carica della WSK Euro Series e leader della classifica del 2012, quindi con due eventi ancora alla fine. Rick Dresden è lì che sta già accarezzando la coppa, il trofeo, no, di campione, perché evidentemente ha il doppio di punti rispetto a Marco Ardigò, che è il suo avversario nonché compagno di squadra più diretto e che adesso è alle sue spalle di un 3-4 posizioni. Di conseguenza Rick Dresden, diciamo, se con la testa pensa ad andare a prendere Bas Lammers, che sembra irraggiungibile al momento, incredibile Bas rispetto a un inizio di stagione poco favorevole, cosa sta combinando invece adesso. Dicevamo appunto Rick Dresden con la testa dall'altra parte pensa anche al campionato e dice va bene, io mi accontento di un secondo posto in questa manche, parto bene nella mia finale 1, porta a casa dei punti pesanti e va bene così. Purtacca la pagnota, non è proprio milanese, come potrei dire? Purtacca, è milanese. Attenzione, perché Coco Kozlinski subisce le pressioni di Roberto Toninelli, che sta arrivando incarognito, un po' incazzato anche perché non è riuscito a portare a casa il risultato pieno nella manche precedente. Robertino Toninelli, bello vederlo lì al vertice, come ci aveva abituato a fare, come non faceva da un po' di tempo. Quindi situazione abbastanza statica e stabile con Bas Lammers, Dresden, Kozlinski, Toninelli, lasciami dire Pex e lasciami dire Ardigò più distante. Ardigò che invece non è entrato in palla come Rick Dresden, secondo me, anche se tiene il passo, però ormai è un po' distante e a distanza, di conseguenza un po' fuori dai giochi per il podio, roba che invece si stanno trattando così un po' sotto banco, ma neanche tanto, Dresden, Kozlinski, Toninelli e Pex. Nuova tornata, non saprei dire neanche quale tornata sia, ve lo posso dire andando a consultare il monitor dei tempi. Allora, andiamo a vedere il monitor dei tempi, lo facciamo in diretta. Questi sono i momenti belli della nostra TV, della nostra T-Kart TV, sono i momenti belli perché ci sono dei momenti di pausa dove la gara va avanti, io mi perdo per i fatti miei e voi poverini rimanete smarriti a casa. Attenzione perché Coco inizia a difendersi, sali pure se vuoi, muovi tutto, tanto non è un problema, non stai muovendo tutte le immagini, vai tranquillo, è un uomo gigante, può fare quello che vuole, fai il cazzo che ti pare, rovinaci le immagini. Sta di fatto, comunque, dicevamo che Lammer sempre più inarrivabile, seconda posizione per Dresden con Kozlinski che si fa sentire e non si fa sentire. Poi attenzione perché Kozlinski tra poco si fa sentire, ha sganciato Toninelli che adesso finirà a breve nelle grinfie di Pex e si sta portando nella schiena di Rick Dresden. Adesso vuoi anche scendere? Scendi, fai il cazzo che ti pare, qui continuano a fare this is my shirt. Dicevamo, scusate, ma qui succede di tutto nel frattempo, sono pure grossi Ron, quindi io non dico niente. Infatti occhio che Pex è arrivato, Pex ci prova tra poco, anche se poi Toninelli, per non lasciare spazio all'avversario, quasi attacca lui Dresden. Coco Kozlinski, dicevamo, in seconda posizione. Mancano, ecco, ci eravamo connessi per vedere, manca un giro e mezzo, attenzione, Toninelli all'interno di Dresden, passa e si porta dietro anche Pex, quindi momento no per Rick Dresden che perde posizioni su posizioni nel finale di gara e finisce davanti al suo compagno, anche se a distanza, quando manca un giro alla fine della gara con Lammers, inattaccabile, inarrivabile, che vuol mettere un altro sigillo su questa gara. Di Muro Leccese, manche numero 2 della prima giornata di gare, tra poco, più avanti nella giornata ci sarà intanto un problema per Toninelli che perde terreno. Gli è saltato sopra Pex, altro che non l'ho visto, non l'avevo visto, gli è saltato sopra Pex. Beh, comunque un problema direi, un bel problema, no? Un problemino, non bisognerebbe farlo, montarsi l'un l'altro in pista.
Sta di fatto che comunque perde tempo e posizioni Toninelli, finisce davanti ad Ardigò, mentre non possiamo distrarci dalla vetta della corsa, scusami Ronny, ma dobbiamo tornare su Bas Lammers che arriva sul rettilineo di partenza e arrivo con la bandiera a scacchi che sventola davanti ai suoi occhi. Seconda posizione per Coco Kozlinski, a seguire Rick Drezen, Pex, Ardigò che ha passato Toninelli, grandissimo il piccio, e poi Converse e Puac, eppure Sauro Cesetti.